Ciao a tutti da lunadividlab.it. Oggi continuiamo con la storia dell'arte greca. L'argomento di oggi è la civiltà micenea. La scorsa volta, parlando dell'isola di Creta e della civiltà minoica, abbiamo visto come il periodo del Bronzo Medio abbia per questa rappresentato un momento florido. Non fu però così per la Grecia, dove l'inizio del Bronzo Medio nel 2000 a.C. portò con sé grandi stravolgimenti. Molti villaggi subirono una distruzione, le fortificazioni scomparvero e ci fu una generale regressione riscontrabile archeologicamente anche nelle tombe, dove i corredi, prima modesti, quasi scompaiono. Questo disastro viene attribuito sia all'arrivo di popolazioni parlanti lingue indoeuropee, tra cui un protogreco, che piano piano si infiltrarono nel territorio e si sovrapposero ad un sostrato etnico e linguistico precedente, sia ad evoluzioni locali, quindi cause interne. Comunque sia, in questo periodo la Grecia non rimase isolata, anzi sono attestate relazioni con Creta e le isole, con l'Anatolia, il Levante e anche con alcune aree dell'Europa continentale. E sicuramente queste relazioni ebbero una certa influenza sulle trasformazioni che nella seconda metà del XVIII secolo portarono alla nascita della civiltà micenea, che è la prima cultura di alto livello che interessa il continente europeo nell'età del bronzo. La civiltà micenea parte dal Peloponneso, che è questa penisola che corrisponde alla parte meridionale della Grecia, e in particolare sono coinvolte le regioni dell'Argolide, della Messenia, della Laconia, dove c'è Sparta, e poi ci fu una estensione all'Attica, dove c'è Atene, e alla Beozia. In particolare, in Argolide sorgono centri nuovi nel XVIII secolo, che sono Argo, Tirinto, Midea e Micene. Quest'ultima, che vedete evidenziata sulla cartina, divenne in particolare molto importante, a partire dalla prima metà del XVII secolo. Ed è per questo che si usa il nome Micenea per questa civiltà. La ricchezza di Micene è stata vista nelle sepolture, cioè nei corredi delle cosiddette tombe a pozzo, che sono proprie di una elite aristocratica di guerrieri, rispettata in vita e sepolta con grandi onori. E sono tombe alle quali si accede attraverso una imboccatura a pozzo, appunto, verticale ed orizzontale. Particolarmente importanti sono le tombe a pozzo dei cosiddetti circoli A e B di Micene. Il circolo A fu scoperto nel 1876 dall'archeologo tedesco Heinrich Schliemann, che è ricordato anche come lo scopritore della mitica città di Troia. Fra le tombe portate alla luce, egli credette di aver trovato quella di Agamennone, il mitico re Acheo, che condusse la spedizione contro Troia. Vedremo infatti, dopo, la cosiddetta maschera di Agamennone, ritrovata dallo Schliemann. Però il proseguire delle ricerche ha scartato il legame fra questa tomba e Agamennone. Infatti, le tombe del circolo A risalgono al periodo compreso fra il 1570 e il 1500, quindi sono di molto anteriori alla guerra di Troia, che si pensava fosse avvenuta nel XII secolo. Infatti, lo scienziato e letterato greco Eratostene stabilì che la caduta di Troia era datata al 1184. In ogni caso, la ricchezza dei corredi, che sono costituiti da diversi oggetti d'oro o comunque di materiali di gran pregio, giustifica pienamente la definizione omerica di Micene come ricca d'oro, appunto. Il circolo B, invece, fu scoperto nel 1952 ed è più antico, perché comprende 24 tombe a fossa datate tra il 1650 e il 1550. Le tombe a fossa sono scavate direttamente nel terreno e sono di forma generalmente quadrangolare. Erano inizialmente tombe più modeste, che però divennero con il tempo più monumentali sia nel sistema di accesso sia nell'aspetto della camera sepolcrale, che era costruita con muri di mattoni o di pietra e aveva generalmente il soffitto ligneo. Ogni tomba era segnalata all'esterno da un recinto di pietre e da una stele rettangolare. C'è una lastra di pietra che poteva essere semplice oppure decorata con motivi geometrici e figurati. Mano a mano che le tombe si monumentalizzavano, cresceva anche l'importanza dei corredi, e così queste tombe divennero praticamente un'anticipazione delle tombe del circolo A.
Gli oggetti di pregio dei corredi del circolo B mostrano fra l'altro i rapporti esistenti fra Micene e Creta, poiché alcuni motivi decorativi minoici, come i delfini o i gigli, si ritrovano su questi manufatti. Per capirci, l'ascesa dei Micenei corrisponde alla seconda fase palazziale cretese, il periodo che rappresenta l'apogeo della civiltà minoica. Però abbiamo anche esempi di influenza orientale, cioè decorazioni con leoni, sfingi, grifi e fiori di loto, ed uno scarabeo egizio in lapislazzulo. Tra il XVI e il XV secolo, le comunità micenee giungono ad espandersi in gran parte della Grecia meridionale e centrale. Si affermano le tombe di tipo Attolos, cioè una camera circolare, scavata all'interno del pendio di una collina, alla quale si accede tramite un corridoio a cielo aperto chiamato Dromos, e nelle quali sono stati trovati ancora ricchi corredi. Questo tipo di tomba comincia a comparire soprattutto in Messenia già dal XVII secolo, ma dal XVI diventa un simbolo di status dell'oligarchia guerriera ed è forse la prima manifestazione compiuta della monumentalità che caratterizza gli impianti architettonici micenei. Nel corso del XV secolo iniziò invece l'espansione micenea nell'Egeo, che arrivò anche ad insediarsi a Creta, e i micenesi sostituirono anche la loro presenza a quella cretese in Egitto, in Asia Minore e a Cipro, l'isola che si trova nel Mar Mediterraneo orientale. In Occidente invece è stata trovata ceramica micenea nelle isole Eolie e nelle isole del Golfo di Napoli e nel Mar Ionio. Nel XIV-XIII secolo la cultura micenea ebbe il suo culmine a Micene, Tirinto, Pilo, Atene, Tebe e Orcomeno, e con la conquista di Creta, la distruzione del palazzo di Cnosso nel 1380 e il conseguente declino della civiltà minoica, i micenei subentrarono nella gestione delle rotte commerciali del Mediterraneo orientale. Anche i micenei svilupparono il sistema palaziale, anche se con alcune differenze. Innanzitutto, al contrario dei modelli minoici, essi ebbero la tendenza a fortificare gli insediamenti, che erano anche collocati in zone ben difendibili. Dunque, rispetto a Creta, era presente il timore di attacchi esterni. Il palazzo miceneo è anche questo il centro del sistema economico di tipo ridistributivo, con magazzini, botteghe, luoghi di culto, eccetera, e decorato con affreschi di ispirazione cretese. Ma rispetto a quello minoico, ha una struttura rigidamente assiale, un impianto ben definito, organico e raccolto, quindi non al labirinto, tra virgolette, cioè dinamico e dispersivo come il palazzo minoico. Questa è la caratteristica generale degli impianti urbanistici micenei, nei quali strutture possenti che dominano il paesaggio circostante sono funzionali ad una società guerriera. Il cuore del palazzo miceneo era il Megaron, la struttura di rappresentanza del signore, in cui c'era un focolare rotondo al centro, circondato da quattro colonne che sostenevano lucernaio, e il focolare serviva probabilmente al re e alla sua corte per celebrare riti e forse sacrifici. Una struttura analoga, ma secondaria, già presente nei primi palazzi del XV-XIV secolo, era riservata al capo militare. Per quel che riguarda le fortificazioni, le cinte murarie delimitavano il settore più prominente dell'abitato, cioè l'acropoli, e culminava nella struttura del palazzo. Tendenzialmente proteggevano meglio i settori più esposti, mentre le zone naturalmente inaccessibili erano dotate di sistemi protettivi meno articolati. Ed erano inoltre mura molto alte, per questo sono definite mura ciclopiche. In queste possenti mura si aprivano delle porte, realizzate a rientranza. Generalmente c'era un unico ingresso principale e poi diversi piccoli passaggi secondari, ben nascosti nella struttura muraria, che servivano a comunicare con l'esterno e per l'approvvigionamento idrico anche durante gli assedi.